Allora, si parlava con il tuo compagno Moreau di queste due vittorie consecutive, di due vittorie che danno morale. Quanto è stato importante così anche dal livello del centrocampo qualche aggiustamento? Vincere fa sempre bene, stiamo migliorando, e, cioè, bisogna migliorare ancora tanto, secondo me, comunque vincere fa sempre bene. C'è stato qualche cambiamento, come ti dicevo, a centrocampo con l'innesto di Principali. Dal tuo punto di vista, quanto ne avete guadagnato? Princi è un giocatore che dà molto più esperienza, dà un po' più di tranquillità al reparto. Secondo me sta facendo bene, ha fatto bene questo innesto. Ecco, tu magari in qualche partita avevi magari giocato un po' meno bene magari di quanto ci si potesse aspettare. Ultimamente ti abbiamo visto un po' più in gamba. Sì, è stato un periodo così? No, è un periodo che ho avuto delle difficoltà, come ha avuto tutta la squadra, penso. Purtroppo nel calcio ci sono dei periodi che va tutto bene e dei periodi che va tutto male, però uno non deve mollare. Non è una partita sbagliata, una fatta bene che può cambiare. Ecco, domenica andate a Rimini con una squadra che dal nome blasonato come quello dell'Unione Venezia, che però anche loro hanno avuto difficoltà in questo inizio campionato, decisamente di più visto che insomma sono dietro in classifica. Una trasferta da prendere con le pinze. Certo, secondo me è una partita importantissima, dove fare risultato può incidere sul nostro campionato. Anche perché insomma siete proprio lì attaccati alla zona playoff, insomma nonostante l'inizio difficile comunque siete ancora in una situazione assolutamente tutta da poter recuperare. Certo, noi siamo, come sapete, siamo una squadra tutta nuova e guardiamo partita per partita e cerchiamo di vincerle tutte. Il nostro obiettivo è quello, poi ci possiamo riuscire o no. Comunque il nostro obiettivo è quello.